presents Royal Rumble Kickoff. Benvenuti, bentrovati alla prima live reaction dell'anno e siamo prontissimi, carichissimi per la Royal Rumble 2023. Mamma mia, che hype! Ma io non credo. Eccoli! Ciao ragazzi! Salve! Buonasera, tutto pronto? Siamo siete pronti, carichi? Siamo prontissimi, siamo prontissimi. Oh, finalmente bene così, bene così. Ci possiamo fare, anche se siamo dal mio locale, finalmente ci possiamo fare una live con voi. Al bacio, non vedevo l'ora, anzi aspetta. Ciao, no. Max, ciao che tutti. Cacchio fa? No, via, già stiamo facendo una stronzata. No, non mi dovevo fidare. Entrati con tante buone impressioni, facendo l'ottima cosa di mandarmi anche dei baci, un bel saluto per la Royal Rumble. Mi hanno beccato in un momento di debolezza, visto che sono molto buono stanotte, sono molto carico per la Royal Rumble e già fanno una cazzata. No, ma dov'è finito il mio consigliere? Ho bisogno di qualcuno che mi rincuori. Dove sei, Mattia? Mattia, vieni qua. Benvenuto Mattia, ciao. Faccio la solita domanda di rito: quanto hype hai per la Royal Rumble? Allora, presumo tanto a questo punto. L'ho appena scritto su Facebook, ci sono due, ormai tre notti all'anno che un fan di vero wrestling aspetta tutto l'anno, perché la magia che, e l'hype che ti creano è come la prima volta che tu vedi uno show. E questa è una di quelle notti. Royal Rumble, cioè io sono carico per la Royal Rumble, credo da stamattina, non vedo l'ora, perché è la cazzo di Royal Rumble. La foto in questione, eccola, l'ho appena messa, è veramente un bel esemplare, sì, un bel esemplare. Bel cartello che mostreranno durante il pay per view Royal Rumble i nostri invitati. Run. Totò Riina, Bernardo Provenzano, Michele Greco. Pass. Smash. Oh, fucking Christ. It's making me question things about myself. Smash. Max, rispondi alla persona che ti continua a chiedere se tornano tutte Rock e CM Punk. Ma certamente, specialmente il secondo. Non darmi speranza. 3 hours later. Ho trovato le regole del gioco. Wow, that's a lot of words. Too bad I'm not reading them. And now, Cricket and the WWE Credit One Visa Card present the Royal Rumble. Adrenaline in my soul. Something, Cody Rhodes. Io Gunther me lo gioco tra gli ultimi quattro. Quarto, secondo me, arriva. No. Io Gunther me lo gioco tra gli ultimi quattro. Poi per Gunther aspetteremo anche i ceffoni, perché io voglio vedere che elimina qualcuno con una chop. Magari un ricochet che si presta bene saltando, ma con una sberla che poi lo fa volare. Vorrei vederlo pure, con il buon ricochet. Kingston, che magari fa il solito salvataggio della minchia. Dopo l'anno scorso, secondo me, Kofi non proverà più a salvarsi dall'eliminazione. Nel ring però no, l'onnipotente si libera. Perché voleva eliminarlo. Lashley supera ancora una volta Lesnar e lo elimina. 22. Eccolo qua, Strowman. I ricordi del grande match a 5 stelle di Crown Jewel si intensificano. Attenzione qua! No! La schianta con la Power Slam! Il mondo trema! E vittoria per Strowman! C'è uno stranissimo faccia a faccia tra Logan Paul e Ricochet, in due lati opposti del ring. Attenzione, fanno il backshot entrambi? Bravi. Bello. Idioti hanno fatto questo spot durante una Royal Rumble, non è il minimo figo. Crossroads. Clothesline. Con l'inquadratura generosissima allungando il campo. Gran bella vittoria per Cody Rhodes. Una buona Rumble. Pitch Black, anzi Mountain Dew. Pitch Black match. Che sete che ho. Bevi Mountain Dew? Fai come il Tribal Chief Max anche tu.
Ma io spero che non usci normale, tanto questo secondo me lotta. E però hanno parlato un sacco di oscurità per questo match. Quando le luci si spegneranno, 12 seconds later. Infatti, vedi che si abbassano. Ma che cazzo? Oddio, no, che palle il logo. Il disco night. Just to suffer. Poco invasivo è questo product placement oggi. No, figa, adesso le belle romperanno i coglioni. Ecco, avete visto? Hanno rubato la gimmick. Ma che palle il logo della bibita, cazzo, ovunque sta. 4 minuti e 40. Devo ammettere una cosa: è durato il giusto e sì, è stato meno peggio di quello che pensavo. A causa del sessismo di Max e dei suoi invitati, volevo dire. A causa del basso minutaggio concesso a questo incontro, ora verranno mostrati una serie di sketch casuali. Buona visione. Mi ha detto che sono razzista, che sono classista, e poi un'altra cosa, e poi maschilista, che so tutte cose vere. Io non commetto mai errori e non sono esattamente come il resto di voi. Sono più forte, più intelligente, sono migliore. Oh, ma che sta succedendo in questo momento? Non si capisce più niente. Adrenaline in my soul. Something, something, Cody Rhodes. Tra l'altro mi fa sempre ridere che Liv c'ha gli occhi sui capelli. Sì, e bisogna guardarla come recita la sua theme song. Guarda Mary. No, magari non così specifico. Non così... No, guardarla in azione, semplicemente, in azione. E non solo, perché c'ha un occhio anche da un'altra parte. Perché non hanno iniziato all'una? Perché iniziano alle due? Cazzo, sì. Fare un pay per view alle 5 di mattina, magari in America, per farlo da noi al pomeriggio, sarebbe comunque una bella trovata, molto molto interessante. Ah, questa è mia. Ah, Michelle, certo. Ma ci ha gabbati Michelle McCool. Dal pubblico entra. Deve arrivare dal pubblico, infatti. Ma che cazzo, che cazzata. Che cazzata. Partendo che la storia sia che Michelle McCool che si è iscritta alla Ramo, ma si è dimenticata. E quindi ha comprato i biglietti e poi quando si è... Cazzo, devo entrare! Nicky Cross. E la prenda chi è a questo punto? Non lo so. Te l'ho detto. Se lo fa tutta. Un po' come nella Rumble maschile, quelli che iniziano arrivano quasi fino in fondo. Nia Jax, te l'ho detto che era Nia Jax. No, non è Nia Jax, non sarà Nia Jax. Voglio credere che non è Nia Jax. No, no. C'è troppa gente, le fanno fare tipo fare gente, ragazzi. No. A few minutes later. Nia Jax. Adesso. Eccola. Senza 10 secondi in anticipo, è in 10 ha bocciato l'entrata è in anticipo dei 10 secondi. Beh, lì non è colpa sua. I'm not like Quozzo. Ah, che è okay. Così bello e così figo mentre io faccio schifo. Che sfiga che ho che non son Quozzo. Eliminata, bello. Rhea Ripley vince con il numero 1. È la prima tra le donne a partire dall'inizio e vince la rissa reale. Facciamo notare una cosa, ha vinto il 30 e ha vinto l'1. Sì. Questo momento, in un bar a caso lì... Sì. Comunque dopo l'intervallo musicale, diciamo, fantastico. Del Ramo, abbiamo anche noi il nostro intervallo musicale. Ci mancano le immagini delle pecore delle varie città, tipo Avellino, Gubbio, Firenze, Cattedrale, che ne so. Leggo adesso da Reddit che questa sera è finita una streak, perché Dolph Ziggler dopo 14 Rumble consecutive non ha partecipato. E infatti abbiamo sofferto molto nel non vederlo. Vince Kevin Owens e Mizen lo aiuta e da buoni amici fanno 50-50 coi titoli. No. Che cazzo sono le Lay Cool sti due? Ancora Spear. A terza. Secondo me è terza nel ring e quarta in totale, contando anche quella fuori dal ring. Vittoria per Roman Reigns.
Sta per partire il colpo, ma verso chi? Verso Roman Reigns. Roman. Colpisce la con la sedia Roman Reigns alla schiena. Jay però esce dal ring. Esce dal ring. C'è ecco. Un semino di bontà in Jay Uso. L'angle è fantastico, ragazzi. No, è molto bello, è molto bello. Bellissimo sto angle. This is art, Mr. White. Vi ringrazio, abbiamo iniziato il live reaction del 2023 con un piede fortissimo, un piede giustissimo, con più di 1800 persone per seguire la diretta della Rumble maschile, quindi grazie ancora e a questo punto sono felicissimo di poterlo dire, buonanotte, buonanotte ciao. A tutti. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno vista l'ora. Il montaggione è finito in qualità di vostro nuovo sindaco a vita, sono qui per chiedervi se vi è piaciuto. Fatemelo sapere con un commento qua sotto e sappiate che a differenza di chi mi ha preceduto sono un leader buono e comprensivo, quindi darò massima importanza a tutti i vostri pareri, a patto che scriviate quello che voglio io. Ve l'avevo detto che ci saremmo presi Suplex City. Non ve l'avevo detto? Non ve l'avevo detto? E invece ve l'avevo detto che ci saremmo presi Suplex City. E ora mettete mi piace e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati per i prossimi video. Ora che siamo sotto il regime del Reigning, Defending, Undisputed, Universal, Live Reaction, Champion, Max is awesome. Pronto, Detective Quozzo, sono io l'ex sindaco. Ascolti, so che è molto impegnato, quindi andrò dritto al punto, non si preoccupi. Ho bisogno del suo aiuto. Parlo delle elezioni. C'è qualcosa che non va, qualcosa che non mi torna. Il popolo di Suplex City mi è sempre stato fedele. Ho accettato le elezioni proprio perché i miei concittadini mi avevano assicurato che non avrebbero permesso al Tribal Chief di vincere le elezioni. Non gli avrebbero mai permesso di trionfare. C'è qualcosa che non va, qualcosa che non mi torna. Loro si fidavano di me. Detective, io ho bisogno del suo aiuto. Le darò tutto ciò che vuole, la pagherò il doppio. Lei deve aiutarmi. Lei è la mia unica speranza per riottenere la mia amata città. Un altro caso per il Detective Quozzo. Ex sindaco! Detective Quozzo, lei? Non ci speravo più. Finalmente ho qualcosa di molto interessante per lei. Mi dica. Una figura vicina all'attuale sindaco mi ha dato una soffiata. I risultati delle elezioni che ci sono state lo scorso anno non sono veri. Com'è possibile? I risultati pubblici, quelli che sono stati pubblicati. Sono falsi. Beh, Detective, ora è necessario rendere pubbliche queste informazioni. Il popolo di Suplex City deve sapere la verità. Possiamo lavorare su qualcosa. Grazie, Detective. Non ce l'avrei mai fatta senza il suo aiuto. Arrivederci, sindaco.